Ok, direi che possiamo cominciare. Con incerta fortuna, perché l'anno scorso vi lamentavate, si lamentavano i vostri compagni che non c'erano le prese nelle aule. Quest'anno siamo riusciti ad avere un'aula con le prese, ma la rete non c'è quasi mai. Vedrete che tra 15 anni avremo tutto ciò che ci serve. Allora, adesso sembra che sia in piedi, fino a mezz'ora fa non funzionava niente, forse magari in queste aule qua tiene, non lo so. Non diciamolo e speriamoci. Allora, riprendiamo il discorso che avevamo iniziato martedì, no, settimana scorsa, giovedì scorso, sui database, e mettendolo in pratica poco per volta anche, no? Con una serie di esempi graduali, così nel frattempo ci prendiamo più familiarità anche poi con gli strumenti. Di gestione di questo database. Allora, questo era il nostro decalogo, che però è fatto solo di 7 regole, che riassume i passi che sono sempre necessari, e poi li tradurremo in istruzioni Java, per poter eseguire una qualunque tipo di interrogazione da un programma Java verso un database, MySQL in particolare, ma i passi sono gli stessi. L'altra settimana scorsa avevamo chiuso un po' rapidamente sui punti 5 e 6, quindi vale la pena riprendere con un pelino di calma in più, perché poi dovremo metterli in pratica. In particolare, il punto 5 era l'esecuzione vera e propria della query, che consiste nel prendere una stringa di testo, un oggetto di tipo stringa, che deve essere quindi preparata e composta all'interno della mia applicazione Java. Quindi, se ho una query semplice del tipo select asterisco from, quello non vale, non guardate, c'è uno che va in vacanza, io non guardate. Se è una interrogazione fissa del tipo select asterisco from utenti, ad esempio, quella sarà semplicemente una stringa, la scrivete tra virgolette. Però nella maggior parte dei casi saranno stringhe che dovremo costruire dinamicamente. Ad esempio, trovami gli esami dell'utente dal Italy, ci sarà, non lo so, select asterisco from esami, where utente uguale o matricola uguale, e lì c'è un numerino che ogni volta cambia, che in qualche modo deve essere reperito dall'applicazione, dall'interfaccia utente, eccetera. Quindi ci saranno delle stringhe, lo faremo, impareremo a farlo, nel quale dovremo a un certo punto inserire, interpolare, infilare dei dati raccolti dall'utente o raccolti da interrogazioni precedenti. Quindi queste stringhe è un lavoro che dobbiamo fare completamente a mano, noi nell'applicazione, la libreria JDBC non ci aiuta per nulla. Siamo noi che dobbiamo comporre la stringa che abbia la sintassi corretta SQL per poter essere mandata al database. Dopodiché la libreria JDBC risolve l'altro problema, che è quello di mandare il comando database col metodo execute query, che è un metodo dell'oggetto statement, e restituisce un oggetto di tipo result set. Okay? Quindi un problema sarà quello di costruire queste query e soprattutto poi quello di interpolarci i dati. Partiremo dalle versioni semplici e poi andremo verso versioni più complesse. Dicevamo la volta scorsa che di metodi execute ce ne sono essenzialmente tre. Uno è l'execute query, che è quello per eseguire istruzioni di tipo select, che sono caratterizzate dal fatto che ritornano, sono pensate per ritornare dei risultati, quindi una tabella di risultati. Poi magari a volte questa tabella sarà vuota, avrà 0 righe, ma concettualmente c'è, no? Perché la select fa quello. Poi ci sono altre istruzioni SQL, insert, update, delete, che invece sono pensate per non restituire i risultati, bensì per modificare i dati esistenti, cancellandoli, modificandoli, variandoli, oppure aggiungendone di nuovi. Allora, per usare, se nella stringa SQL, se nel comando SQL che abbiamo composto inizia per una di queste tre parole chiave, allora dobbiamo usare non il metodo execute query, bensì il metodo execute update, che si differenzia, diciamo così, a livello di signature dal fatto che restituisce un valore intero anziché un result set, e questo valore intero corrisponde al numero di righe che sono state modificate. Per cui se faccio insert di qualche cosa, tipicamente restituirà 1, cioè è stata aggiunta una nuova riga. Se restituisse 0,
qualcosa è andato storto, perché vuol dire che quella riga, quell'inserzione, quell'inserimento non è riuscito, magari perché c'è stata una violazione su un vincolo di integrità, quindi una chiave primaria duplicata, un campo nullo quando non era vietato, o cose di questo genere. Quindi mi dà un minimo di feedback sul fatto che la query sia stata eseguita oppure no. Può restituire anche valori maggiori di 1, pensate a un update in cui aggiorno tutti i record 2014, set data uguale 2014, where data uguale 2015 o giù di lì, e allora posso aggiornare diciamo così, un blocco di record in un'istruzione sola. E quindi in questo caso l'int mi dice, se mi serve, quante righe, quanti record sono stati modificati. Se sono al di fuori di questi due casi, quindi la select oppure update, delete, insert, allora posso usare il metodo più generale execute, che beve qualunque cosa, quindi qualunque istruzione SQL va bene. Quindi, se dovessi fare un create table o un alter table o cose di questo genere, ovviamente devo farla con l'execute. Vi dico che è più che rarissimo, no? Aver bisogno di fare un'interrogazione che non ricada in queste. Già la delete non si vede mai, no? Perché i dati non si cancellano mai, no? Ci torneremo su questo concetto del cancellare. Ma altre istruzioni che non siano di manipolazione, sapete che SQL è diviso in due sottolinguaggi, il DataDML e il DDL, Data Manipulation Language e il Data Definition Language. Data Definition Language ha tutte le istruzioni per creare schemi, per creare trigger, per creare tabelle, per modificarle, eccetera, eccetera, per creare relazioni. E invece Data Manipulation Language, DML, ha quelle quattro istruzioni, select, insert, update, delete. Normalmente da un programma noi non andiamo a modificare lo schema della tabella, del database, non creiamo nuove tabelle. Sarebbe molto malato il progetto di un database che richiede la creazione dinamica di tabelle quando l'utente starnutisce o quando succede qualche cosa, no? Cioè, cose malate in giro se ne vedono tante, ma noi cerchiamo di stare lontani. Quindi normalmente lo schema del database, tabelle, trigger, relazioni, eccetera, se servono, le definiamo a mano prima e poi il programma lavora solamente sui dati, modificando i dati, quindi le istanze, parlando il linguaggio del database, all'interno dello schema esistente. Ovviamente ci sono eccezioni a tutto, ad esempio se facessimo un programma che permette di gestire e configurare una base dati, ovviamente vale esattamente il contrario, ma è un caso, diciamo così, limite che a noi non interessa. Ok, dopodiché il passo vero, dopo che ho fatto la query, quindi che la query sia stata scritta nella sintassi giusta, faccia la cosa giusta, è gestire l'oggetto che ci ritorna indietro, che l'execute query ritorna indietro, c'è un oggetto di tipo result set. Result set. La volta scorsa già abbiamo detto sul filare di lezione che implementa un metodo a cursore, a finestra, di accedere all'insieme dei risultati. Ok, quindi noi in mente, mentalmente, cerchiamo di visualizzarcelo così, abbiamo una tabella potenzialmente molto grande, facciamo lo sforzo di visualizzare una tabella di 100.000 righe, così non facciamo l'errore di volerle contare o vedere tutte insieme. E di questa tabella noi possiamo vedere una riga per volta, tutto il resto è oscurato. Abbiamo una finestrella di una riga che però possiamo spostare avanti e indietro. Ma quando la finestrella è in una determinata posizione possiamo vedere solo i contenuti, i dati che sono presenti in quella riga. Tabella perché la select è una tabella ovviamente. E non posso sapere quante righe ho sopra, non posso anzi, soprattutto non posso sapere quante righe ho sotto. Ma posso sapere cosa c'è nella riga corrente e poi posso spostarmi avanti e indietro. Quindi ho due gruppi di metodi, quelli che servono per spostare la finestra, che JDBC chiama il cursore, avanti e indietro nella tabella, e quelli che servono per accedere ai dati presenti nelle singole colonne, quindi nelle singole celle della riga selezionata. Allora, il secondo tipo di metodi, cioè quelli per accedere ai dati, sono semplicissimi perché sono i metodi che si chiamano get XXX, dove XXX è il tipo di dato che voglio leggere, e ricevono un parametro che è l'indicatore della colonna. Dicevamo che la colonna la posso identificare per numero o per nome, noi preferiamo sempre lavorare per nome, in modo che sia più esplicito, che se eventuali modifiche nella query non creino problemi nel recupero dei dati.
provo a spiegare meglio questo concetto. Noi avevamo a un certo punto scritto un'istruzione SQL, colonna 1, colonna 2, colonna 3, from, eccetera, eccetera. Poi, però questo è alla riga 25 del codice Java, ok? Alla riga 60 andiamo a recuperare un valore, getInt della prima colonna. Allora, noi, se noi usassimo un numero 1 per indicare la prima colonna, avremmo creato una dipendenza nascosta, perché quell'1 lì, alla riga 60, dipende da cosa c'era scritto nell'SQL, quindi tra l'altro neanche nel codice Java, dentro una stringa, che per il codice Java è opaca, cioè non ci va a vedere il compilatore dentro, che è un fatto che il primo parametro della select fosse proprio la colonna 1. Chi deve mettere le mani domani per migliorarla, per debuggarla, per far evolvere quella query SQL, non sa cosa toccare. Se deve, devo filtrare per anno, allora modifico la query, faccio un group by, eccetera, sono vincolato a non conoscere se la colonna 1, 2, 3, i nomi dei campi, non li devo cambiare, non li devo modificare. Se li modifico per errore perché me ne serve uno in più, c'è il rischio che poi tutte le query sotto vadano a prendere la colonna 1, che adesso però non contiene più quel dato, ne contiene un altro. E non c'è compilatore che se ne possa accorgere. Ma né a tempo di compilazione né a runtime. Cioè, me ne accorgo perché escono fuori dati schifosi. Ma perché? Ma perché sono stato pigro e ho voluto indicare la colonna per numero. Se invece io indicassi la colonna per nome, cosa che si può fare, la metto semplicemente tra virgolette come stringa, allora nel momento in cui qualcuno modificasse la query, aggiungendo le colonne, riordinandole anche, mettendole in ordine diverso, purché quella colonna ci sia ancora, si chiami nello stesso modo, continua a funzionare tutto. E se per caso quella colonna non ci fosse più, avesse cambiato nome nel frattempo, quella query mi dà errore. Quando faccio get string di cognome, e se il cognome non c'è più, o è stato chiamato last name, e non trova la colonna e si blocca e mi dà eccezione. Piuttosto che restituirmi un dato assurdo, mi dà un'eccezione. Quindi noi dobbiamo sempre, ricordiamoci, proteggerci contro gli errori nostri, soprattutto, innanzitutto nostri, di noi stessi. Di noi stessi di domani. Il noi di domani sarà contento che il noi di oggi ha scritto il codice in modo un pochino più protettivo, un pochino più sospettoso. Ha un nome questa cosa, si chiama debito tecnico, technical debt. Se io prendo le scorciatoie oggi, le pagherò domani. Quindi paghiamole oggi un pochino per evitare poi di trovarcele domani con gli interessi, un grumo di codice ingestibile da buttare via e riscrivere da zero. E sta nei dettagli questo. Ok, fine del pippone. Questi sono i due metodi, dicevo, per recuperare i dati. Ovviamente noi abbiamo dei dati memorizzati in un database secondo dei tipi definiti da SQL che vogliamo leggere e portare dentro variabili di tipo Java. E il sistema di tipi di SQL e poi in particolare il sistema di tipi che ciascun database ha specializzato, e quindi in particolare MySQL ha dei tipi suoi che non sono solo quelli standard SQL, e i tipi di Java sono nati in modo indipendente. Quindi c'è un pochino di mapping da fare. Cioè, questa tabella ci riassume, ci dice, guarda che a seconda di quale sia il tipo di dato che abbiamo usato nel database, tu lo potrai convertire, far convertire in questi tipi di dato Java. Dove? Non ce la impariamo ovviamente a memoria questa tabella, ma una cosa che salta all'occhio è che string c'è dappertutto. Ovviamente string è il minimo comune denominatore, no? In Java qualunque cosa dentro una stringa ce la posso mettere, forse anche un intero, un numero reale lo metto dentro una stringa e poi dopo ci penserò dopo eventualmente. Mentre invece quindi tutti i tipi testuali del database, char, varchar, eccetera, il text per i testi lunghi, vanno a finire essenzialmente dentro stringhe. Nel caso in cui sia testo molto lungo, anziché avere una stringa che mi legge interamente il blocco, posso associare uno stream, per cui lo posso leggere poco per volta, ma è raro, diciamo, noi non servirà quasi mai. Tutti i tipi numerici possono essere mappati sui tipi numerici in Java. Ovviamente sta a me
prendere un real e metterlo dentro un double e non dentro un long, ovviamente. Ma queste sono le conversioni lecite. Ovviamente se prendo un real e lo metto dentro un long verrà troncato. La parte frazionaria verrà troncata. Ma bene, me lo devo aspettare. Poi c'è la parte delle date che è un capitolo a parte. Ci faremo male, dedicheremo una lezione alle date, ve l'ho già detto. Ma per fortuna con Java 8 c'è una libreria nuova che semplifica la vita. Fate solo attenzione che normalmente in Java, quando gestite una data, usate la classe java.util.date, ma invece qui, per farci contenti, hanno deciso di restituire un oggetto diverso, che è java.sql.date, che non è proprio uguale, no? E quindi bisognerà poi convertirlo da uno all'altro, ma è un dettaglio di cui parleremo. E quindi, come in pratica faccio queste conversioni? Ho una serie di metodi, get byte, get short, get int, get long, get float, get double, get eccetera, cioè i nomi tipici, ci sarà anche get string da qualche parte, get string, eccola qua, e questa tabella ci dice a quali tipi di variabili SQL posso chiamare questo metodo. Ovviamente la stringa c'è su tutti praticamente, e poi ci sono dei tipi strani a parte, no, per memorizzare dati di grandi dimensioni. Qui c'è tutto il cluster dei dati numerici e dice tutte le conversioni sono possibili, quelle in grassetto sono quelle preferite, ma diciamo, senza andare troppo nel dettaglio, queste conversioni fanno la cosa che ci si aspetterebbe, cioè funzionano in modo abbastanza logico. Quindi se uno ha un dato di un certo tipo, lo memorizza in modo coerente sia nel programma Java che nel database. Okay? Questo per quanto riguarda l'accesso ai dati. Invece per quanto riguarda la navigazione nel result set, beh, il metodo principe è il metodo next. Come dicevo, il metodo next fa passare il cursore da una riga a quella successiva, e la posizione iniziale del cursore, per antintuitivo che possa essere, è posizionata su una riga non esistente antecedente, precedente, prima della prima riga vera, ammesso che la prima riga vera esista, perché un result set può sempre avere zero risultati. Ok? Metodo next posiziona il cursore e restituisce un booleano vero o falso, vero se si è posizionato su una riga che esiste, falso se si è posizionato su una riga che non esiste più, cioè se è uscito dopo l'ultima riga. Non è l'unico metodo, sul cursore si può manipolare in modo anche abbastanza sofisticato. Beh, qui ho dei metodi che innanzitutto interrogano se il cursore è sulla prima riga, è sull'ultima riga, è sulla riga prima della prima, questo concetto è un po' strano, a cui ci stiamo abituando, oppure è sulla riga dopo l'ultima. Ovviamente in questi due casi non potrò leggere dei dati, se provo a fare un get string dei dati, qui mi dà un'eccezione, se sono prima della prima riga o dopo l'ultima riga. Però sono posizioni lecite, legali per il cursore. Quindi a volte devo interrogarlo esplicitamente, oppure lo devo spostare in una direzione, in una modalità che non sia semplicemente dammi la riga successiva. Quindi ho un metodo before first e after last, cioè mi posizionano di brutto dovunque sia il cursore, me lo posizionano prima della tabella o dopo la tabella, prima della prima riga o dopo l'ultima, oppure first e last, che me lo posizionano direttamente sulla prima riga vera e sull'ultima riga vera. Perché first e last restituiscono un booleano mentre gli altri non restituiscono niente? Perché i primi due non possono mai fallire. Il secondo e il terzo mettono sulla prima riga se esiste la prima riga, perché potrebbe anche non esistere. Quindi il booleano mi dice sì, vero se effettivamente la prima riga c'era, falso se la prima riga non c'era. Tutte queste casistiche sono tutte figlie del fatto che la select può legalmente restituire una tabella di zero righe, e quindi in qualche modo bisogna gestirla con una serie di casi particolari come questi. Absolute e relative sono degli spostamenti, dicono il nome, assoluti e relativi del cursore. Quindi cursore vai sulla riga 1306, result.absolute tra parentesi 1306, oppure cursore vai avanti o indietro di tre righe o di due righe. Chiaramente relative di 1 è la stessa cosa che next, e relative di meno 1 è la stessa cosa di previous. Tutti questi metodi sono booleani perché restituiscono
l'informazione che la riga destinazione su cui mi sono spostato esista. Se è falso vuol dire che sono uscito dalla tabella o dall'alto o dal basso e quindi non ho niente da leggere. Per conoscere, niente di complicato. Sembra quasi navigare dentro una lista, no? Dentro una collection, iteriamo da un elemento a quello successivo. La differenza è che noi stiamo iterando, sì, in una lista, ma quella lista non ce l'abbiamo noi. Il mio programma non ce l'ha in memoria questa lista. Sta navigando avanti e indietro tra oggetti, tra un elenco di oggetti remoti, che stanno in pancia al database. E posso vederne uno solo per volta. Poi ovviamente nessuno mi vieta, una volta che ho preso un oggetto, di copiarmelo e mettermi in una lista mia, nella mia memoria. Ma per ora sto solo navigando su una lista remota e quindi avrò delle limitazioni su ciò che posso fare. Ok, esempio. Allora, per fare un esempio dobbiamo vedere insieme una serie di passaggetti pratici, ok? Allora, partendo dal database, dagli strumenti per usarlo, caricare i dati, eccetera, eccetera, no? Che poi sono gli stessi strumenti che potete usare sia per conto vostro che in laboratorio. Allora, ieri, la volta scorsa già vi dicevamo, potete installare in qualunque versione un server MySQL o MariaDB o quello che sia, quindi ci sono varie distribuzioni, arriva in vari pacchetti. Quello più semplice, più diretto, che ci crea meno problemi in fase di sviluppo, è usare il pacchetto XAMPP, che tanto dovrete già usare col corso di DOI. Quindi se io lancio XAMPP, mi attiva un pannello di controllo, poi dipende quali bottoni siano abilitati, dipende da che cosa avete installato, quando avete installato, cosa avete selezionato quando avete installato XAMPP. A noi interessa il fatto che sia all'interno di XAMPP anche un modulo MySQL e quindi possiamo avviarlo. Quindi al momento MySQL è stato installato quando ho installato XAMPP. È installato, ma perlomeno per il momento non è attivo, non sta girando. Prima di farci qualunque cosa, io devo avviarlo, avviare il servizio. Quindi clicco su Start. E se tutto va bene, mi dice che è partito. Partito lo vedo qua, sia dal fatto che è verde, sia dal fatto che qua posso stopparlo volendo, sia dal fatto che lui, vedete questa porta 3306, vuol dire che il server è partito ma non si vede, ma è normale per un database, lui non si vede, non ha interfaccia utenti, semplicemente è in ascolto sulla porta 3306 di questa macchina. Per cui chi vuole usare questo database deve collegarsi a questa porta internet e cominciare a scambiare dati. 3306 è la porta di default di MySQL, quindi noi normalmente non la dobbiamo andare a toccare. Questo PID è il numero di processo, non ci serve, ci serve se vogliamo uccidere magari, ma di qua non ci serve altro per il momento. Quindi possiamo tranquillamente mettere in pensione il pannello di controllo di XAMPP, ce lo teniamo lì per quando vorremmo fermare il database. E per amministrare il database cosa possiamo fare? Io quello che trovo comodo, si può fare in 100 modi, ci serve per comodità nostra un front-end per amministrare questo database. Di front-end ne possiamo usare tre, ce ne sono 1000 in giro. Uno è quello che trovate se cliccate su admin, che è un pacchetto, un'applicazione web che si chiama PHP MyAdmin. Al momento non lo faccio partire perché non l'ho fatto partire Apache, quindi non riesco a vederla come applicazione web. È un'applicazione, ti apre un browser locale che ti fa vedere i dati, va benissimo. Un'altra possibilità è da Eclipse direttamente, all'interno c'è una modalità di visualizzazione di Eclipse in cui posso direttamente accedere a un database e vedere i dati, un po' macchinosa, a me non piace tanto. A me quello che piace è questo programmino che si chiama IDSQL. Poi per chi usa il Mac, sul sito del corso Squillero ha identificato un programma che ha più o meno le stesse caratteristiche, non chiedetemi il nome perché non lo ricordo a memoria, ma sono programmini molto leggeri che fanno un lavoro solo, che fanno quello e va bene così, senza bisogno di installare server web o altro, no? Questo IDSQL funziona in questo modo. Vabbè, io posso volendo memorizzarmi vari tipi di sessione, ma che cos'è? È un programma
a parte che si collega al database e mi permette di vedere i dati che ci sono. Quale database? Beh, devo specificare che il mio database è MySQL, su quale computer sta girando. Allora, ovviamente sta girando sul mio stesso computer, quindi qua come nome di host oppure indirizzo IP devo mettere o questo numero 127.0.0.1 oppure scrivere localhost, che è la stessa cosa, sono sinonimi, cioè gira sulla stessa macchina. 127.0.0.1 è un indirizzo speciale che indica la macchina stessa su cui sta girando questa applicazione. Quindi questo vuol dire collegati a un server database che sta girando sulla mia macchina, utente password. L'utente password non c'entra con l'utente della macchina o la password della macchina, del computer su cui lavorate. MySQL ha al suo interno, ma come tutti i database SQL, ha un sistema di utenti subinterno, con l'identificatore delle password sue, che, alle quali poi possiamo associare dei privilegi d'accesso alle varie tabelle del database. Quindi posso dire l'utente Pippo può lavorare sul database pallino e può solamente scrivere, può solamente leggere o altro, no? Tutta la parte di gestione dei privilegi. Che è sempre bene fare. La scorciatoia che ci dà XAMPP e dice io XAMPP predefinisco un utente che si chiama root senza password. Root è un nome di utente particolare all'interno di SQL che può fare tutto, ha tutti i privilegi di tutto. Quindi è veloce perché se entro come root posso fare qualunque cosa, non devo creare un utente apposta per ogni applicazione, è tra virgolette pericoloso, nel senso che se poi faccio qualcosa di sbagliato posso prenderla solo con me stesso, ovviamente. Mentre invece sarebbe bene che ogni applicazione avesse un utente, potesse vedere solamente le tabelle che ha bisogno di vedere, non le tabelle anche degli altri programmi. Ma per semplicità, e poi sicuramente l'utente che ha i massimi privilegi, l'utente root, dovrebbe avere una password abbastanza forte, difficile da indovinare, non vuota. Quindi questo è solamente XAMPP che prende questa scorciatoia qua, predefinisce l'utente root senza password. E vabbè, accontentiamoci. Ok, sappiamo che se dovessimo fare un lavoro vero, la prima cosa che dobbiamo fare è uno, cambiare la password dell'utente root e due, definire degli utenti aggiuntivi che corrispondono ai vari programmi che facciamo. E quindi ogni programma avrà accesso alle tabelle che servono a lui e non a quelle degli altri. Vabbè, fatto questo posso aprire, nel senso che sto aprendo il database e dentro, scusate, fatemi buttare via questo perché poi lo rifacciamo, ho già una serie di tabelle che sono predefinite. Allora, questa è la vista che mi dà IDSQL, ma anche PHPMyAdmin mi dà una vista molto simile. Sulla sinistra ho i database, gli schema, no? Una singola istanza di MySQL può gestire tanti database. Ciascun database a sua volta è fatto da un insieme di tabelle, tante tabelle, e così via. Se le aprite vedete le varie tabelle all'interno. Alcune ne hanno meno, altre meno tabelle, altre ne hanno di più. Una determinata applicazione si può connettere solamente, o normalmente si connette solo a un database per volta. Ricorderete la settimana scorsa nella URL JDBC, nel parametro di connessione JDBC, c'era un pezzo della URL che indicava il nome del database. Quindi quando apro la connessione mi connetto dentro uno di questi database e non posso vedere gli altri con quella connessione lì. Poi al massimo mi disconnetto e mi riconnetto con un'altra. E questo è il nome con cui mi posso collegare. Queste sono principalmente tabelle già predefinite, Information Schema, MySQL sono robe, cose interne di MySQL, PHPMyAdmin è un database che usa appunto l'interfaccia PHPMyAdmin per salvarsi le sue informazioni, questo qua è un database di prova, così come anche test e così via. Va bene. Noi ovviamente aggiungeremo qua i database che ci servono. Proviamo a farlo. Proviamo a aggiungere un database con cui giocheremo oggi. Allora, ci sono vari database che sono, abbiamo preparato, diciamo così, via via negli anni, ho cercato di mettere in ordine qua nel materiale, in questa sezione che si chiama datasets. No? Poi magari ne troveremo degli altri, li aggiungeremo. Il più semplice database, questi dataset che cosa sono? Ma sono insiemi di dati che
si possono reperire in giro, si trovano in giro, magari si trovano in formati più strani, qualcosa in formato CSV, qualcosa in formato testo, qualcos'altro in formato JSON, eccetera, e per dare un minimo di uniformità e semplicità in questo corso li abbiamo convertiti in SQL. Quindi di questi vari database trovate già questo formato SQL, che è un'estrazione fatta in una certa data di quel database, poi magari si può aggiornare. Allora, in particolare, il primo database, che è il più semplice, è un semplice dizionario, cioè un elenco di parole della lingua italiana. È un file SQL, se lo scaricate da qua, diciamo, è compresso in formato zip, perché altrimenti sarebbe un po' troppo grande, o scomodo da gestire, e lo possiamo decidere di importare qui dentro. Importare e esportare un database significa, nella pratica, generare o eseguire delle istruzioni SQL. Cioè, io quando ho un database con dei miei dati, lo voglio esportare, di fatto l'operazione di esportazione che da qualche parte c'è, non mi ricordo dove, ma eccolo qua, no, l'ho fatto, infatti ho letto troppo velocemente e non l'ho trovato. Esporta database come SQL, grazie mille. Avete gli occhi migliori dei miei. E quindi significa, quando sono su un database, generare una serie di comandi SQL salvati in un file di testo, i quali comandi, se rieseguiti su un'altra macchina, siano in grado di ricreare un nuovo database con le stesse tabelle, con gli stessi dati all'interno della tabella, uguale a quello che sto copiando qua. Non copiate mai i file binari da una macchina all'altra, perché secondo le versioni di MySQL cambiano, e quindi non vi dico neanche dove li mette MySQL i file binari. Viceversa, per importare un nuovo database, a questo punto basta caricare un file SQL che contenga i comandi per creare il database stesso. Questo file SQL io ce l'ho già scompattato, ad esempio qua, ve lo faccio vedere, ve ne faccio vedere un pezzo anzi, perché questo file è un file di 16 mega, quindi non andiamo a leggerlo tutto, ma vedete che inizia con create database dizionario, e poi all'interno del database dizionario fa create table e crea una tabella con certi tipi di colonne, e poi con tanta pazienza in questa tabella insert into e inserisce vari campi, no? Quindi questo è di fatto un normalissimo insieme di comandi SQL, peccato che solo il problema è che ce ne sono tantini, no? Ci sono 17, no, cosa sono? Questo numero sono 17 milioni di righe, se leggo bene, quindi non leggiamo tutte. Allora, possiamo però dire al nostro front-end, prendi questo file e mandalo al database. Questo ID SQL, lui non fa niente, non è un database lui. È semplicemente un'interfaccia grafica per fare da passacarte di comandi SQL. Quindi diciamo, voglio eseguire questo file SQL, Mark SQL è quello un po' più nuovo. Adesso, nel caso in cui il file fosse piccolo, lui me lo caricherebbe in una finestra e potrei schiacciare il bottone vederlo, leggerlo e schiacciare il bottone esegui. Visto che il file è molto grande, Heidi dice, sei sicuro di volerlo caricare a vedere, oppure non te ne frega niente di vederlo, vuoi semplicemente eseguirlo? In questo caso è vera la seconda, cioè la prima opzione che è indicata qua, eseguilo, non mi interessa di vederlo perché tanto non lo devo modificare. Clicco su esegui, e lui lavora, legge il file SQL una riga per volta, un comando per volta, prende questo comando, lo manda a MySQL, che sta girando sulla mia macchina, aspetta che MySQL abbia finito, e passa al comando successivo. Quindi ci ha messo per fortuna poco, e ha importato, tempo di esecuzione 12 secondi, per importare, avevano detto che erano circa 700.000 parole, quindi. Dove è finito? Qua non lo vedo. Per poterlo vedere in questa finestra devo fare un refresh, perché avendo creato un nuovo database, lui, questi sono i database che ha visto quando si è connesso. Faccio un aggiorna e compare un nuovo database che si chiama dizionario.
Questo dizionario contiene al suo interno una sola tabella. Lo possiamo vedere anche qua. Quindi, in MySQL, in IDSQL abbiamo vari livelli di visualizzazione. Il primo livello è quello dei database e all'interno del database le tabelle. Ciò che ci interessa di più è andare a vedere poi il dettaglio delle singole tabelle. Quindi se clicco su una tabella qua, mi fa vedere tutte le informazioni sulla tabella stessa. Il nome della tabella, i campi della tabella stesso, quindi questa tabella ha due campi, uno che si chiama ID e l'altro che si chiama nome, il tipo della tabella, la lunghezza, quindi questo è un varchar da 50, questo è un numero intero. Qui sulla sinistra abbiamo le chiavi primarie, questa qui è una chiave primaria e questo qua è un altro indice, adesso li vediamo dopo dove sono definiti. Opzioni normalmente non ci interessano. Ecco, gli indici sono chiaramente gli indici che sono stati creati su questa tabella, roba di base di dati questa. Quella gialla è la chiave primaria, che ovviamente deve esistere in ogni tabella, e in più per velocizzare le ricerche io ho definito un indice sul campo nome, in modo che poi il database creasse un indice e velocizzasse le ricerche per nome, perché altrimenti se ho un campo di testo non indicizzato e dovessi fare una select, trovami una parola che inizia con un Pippo, lui dovrebbe fare una scansione lineare in tutto il database. Se invece ho un indice, lui creerà una struttura dati di supporto interno al database, tipicamente degli alberi, per arrivare a trovare più veloce quell'elemento se esiste. Quindi volendo potrete fare, può anche giocare a vedere i tempi di esecuzione delle query con e senza indici. E quindi questa rossa è una parola che è stata indicizzata e tra l'altro nel creare l'indice ho specificato che volevo che questo campo fosse univoco, unico, cioè non ci fossero duplicati. Cosa che ovviamente puoi fare solamente se definisci un indice. Poi qui c'è il problema delle chiavi esterne, ma in questo caso avendo una tabella sola non si pone, e così via. La cosa carina di questo programma, oltre al fatto che se voglio modificare un campo lo faccio, quindi faccio doppio clic qua, cambio questo numero e faccio salva e lui mi modifica il database, ma in ogni passaggio io posso sempre vedere quale sarebbe il codice SQL corrispondente. Cioè questa tabella qua, se clicco su codice create, mi dice quali sono le istruzioni che servono per generare esattamente quel tipo di tabella. Quindi noi molto spesso, adesso creare tabelle lo facciamo sempre interattivamente, ma molto spesso proveremo delle query anche in modo interattivo grafico e poi andremo a vedere qual è il SQL generato e faremo copia e incolla all'interno del programma Java. Allora questa vista qui è la vista nella quale vedo la struttura della tabella. Quindi host ha tanti database, scelgo un database, ha tante tabelle, scelgo una tabella, vedo la struttura della tabella, ma poi posso andare a vedere i dati che sono contenuti nella tabella. Questi dati in realtà vengono limitati a massimo 1000, nel senso che io non vedo tutte le righe, vedo che si ferma intorno al 1000. No, è semplicemente IDSQL che vuole evitare di stressare troppo sia il database che l'interfaccia grafica, tanto. Però da qua puoi vedere dei dati e volendo puoi anche aggiungerne dei nuovi. E poi c'è l'ultima finestra che è questa, query, che non è altro che un campo di testo qua sopra in cui posso scrivere delle interrogazioni. Ad esempio voglio sapere quante parole ci sono, select, devo sapere SQL ovviamente, count di id from parola. Qui anche qua il solito control spazio ci permette di completare i nomi delle tabelle, delle colonne, eccetera. Quindi qua scrivo delle query, le provo, cliccando sulla freccia esegui, esegue la query e mi fa vedere il risultato solo, sotto. Volessi sapere quali sono, volessi vedere tutte le parole che iniziano con PA, come PA come parola, e allora potrei dire select nome, from parola, where parola
like, come PA asterisco, per cento dovrebbe essere, no, asterisco, where, cosa ho sbagliato, where nome, ci vuole il nome della colonna, e mi dà l'elenco di tutte le parole che iniziano con PA. Sotto ogni volta mi dice il tempo di esecuzione, 16 millisecondi. Quindi per fare operazioni anche complicate fidiamoci del database. Queste sono le query che potremo poi prendere e incollare dentro il nostro codice Java. Ok? Questo programmino abbastanza semplice e veloce. A destra c'è anche un minimo di help con i nomi delle colonne, quindi se voglio il nome della colonna posso fare doppio clic, lui me lo incolla, piccole facilitazioni e comodità. Ma essenzialmente qua sotto posso vedere le query, la colonna e i dati. Quindi noi adesso abbiamo questo database che contiene, abbiamo detto, 700.000 circa parole della lingua italiana e proviamo ad accedere a questo database dal nostro programma Java, facendo i vari passaggi del decalogo dei 7 punti. Allora, creiamo un progetto nuovo, io direi, creiamolo senza ancora l'interfaccia grafica, ci pensiamo dopo. Adesso, diciamo, prendiamo familiarità solamente con la parte SQL. Quindi creiamo un nuovo progetto Java, che possiamo chiamare, il database si chiama dizionario, chiamiamo prova dizionario. Normale progetto Java, quindi non ha progetto vuoto. E io direi proviamo a generare una classe Java e gli facciamo eseguire, scusate, questa query qua, no? Così vediamo cosa salta fuori. Allora, ci creiamo una nuova classe, la chiamiamo interroga al dizionario, classe con un metodo main, perché vogliamo lanciarla, questo è il nostro programma. Ok. Allora, questa classe, chiamata interroga.java, e qua dentro ci scriverò il codice che, usando la libreria JDBC, riesca a collegarsi e a interrogare questo database di parole. Okay. Allora, definiamo un metodo run per fare il lavoro e richiamiamo il metodo run dal main, quindi si chiama interroga i.run. Noi mettiamo sempre l'elaborazione dentro un metodo di istanza, non dentro i metodi statici, no? Perché dentro, dal metodo statico main abbiamo molte limitazioni, perché il codice di un metodo statico può usare solamente oggetti definiti staticamente e non può creare nuovi oggetti, memorizzare dentro la classe, eccetera. Quindi c'è sempre questo passaggio in più. Quando voglio fare un main, per poter fare qualcosa deve fare un'istanza di se stesso e poi chiamare dei metodi su se stesso, sì. La stessa cosa che facevamo la volta scorsa quando abbiamo definito dei metodi di test per il modello. Crea un'istanza del modello e gli fa fare delle cose. Il main è dentro il modello ma non fa parte dell'istanza del modello perché è un metodo statico. Allora, cosa deve fare invece questo nostro metodo run? Allora, innanzitutto deve collegarsi al database. Collegarsi al database significa usare il driver manager
per ottenere un nuovo oggetto di tipo connessione. Quindi l'istruzione chiave è driver manager punto get connection. Dove driver manager è un'istanza della classe java.sql.driverManager. Fate attenzione che nell'autocompletamento di Java ci sia sempre java.sql, non ci sia mai com.mysql o altri package. Okay? Questa URL che cos'è? È l'indirizzo secondo la sintassi JDBC del nostro database. Allora, ce la costruiamo, uguale, dunque abbiamo detto, ho varie componenti, la prima è sempre JDBC, sempre, invariabilmente. La seconda, due punti, la seconda componente è il tipo di database, MySQL, una stringa che identifica il tipo di database, due punti, da qui in avanti la sintassi dipende dallo specifico database. Nel caso di MySQL la sintassi è barra barra host barra database. L'host su cui gira il database è 127.0.0.1, posso anche scrivere localhost. Il database si chiama dizionario, è scritto qua, dizionario. Poi ho dei parametri opzionali, tra cui in particolare lo username e la password, quindi le credenziali con cui il mio programma Java si dovrà collegare a MySQL. Noi sappiamo che in questo caso l'utente può essere utente root e non ho bisogno di specificare la password perché non ce l'ha. Quindi, se usiamo sempre XAMPP, nei nostri esercizi la stringa JDBC sarà sempre la stessa, l'unica cosa che cambia è il nome del database. Se usassimo altre installazioni un pochino più sicure di XAMPP, chiaramente cambierà anche il nome utente, dovremo specificare e commerciale password uguale la password di connessione. Adesso, questa stringa identifica univocamente dove sta il database a cui vogliamo collegarci, il driver manager.getCollection cerca di collegarsi a quel database. Restituisce, se ci riesce, se riesce a collegarsi, un oggetto di tipo connection. Connection nel senso di... State all'occhio, connection ce ne sono una manciata di oggetti, quello che ci serve in questo caso è qua sotto, java.sql, se cliccate senza leggere siete finiti, perché poi cominciano ad esserci errori dappertutto e non capite più. Il primo che viene fuori è se.pep.transport, che non, per fortuna non ho idea di cosa sia, ma quello che ci interessa è java.sql.connection. L'oggetto connection è il tubo attraverso cui faremo fluire le query. Adesso cosa ha ancora Eclipse che si lamenta? Si lamenta perché ovviamente questo metodo, come tutti i metodi che parlano col mondo esterno, è a rischio. In particolare dice che questo può generare un'eccezione di tipo SQL exception, e io devo dichiarare se questa eccezione la voglio gestire oppure la voglio passare. Cioè passare significa dire che il metodo run può a sua volta generare un'eccezione tipo SQL exception. Che vuol dire? Basta scrivere sopra throws SQL exception e allora in questo metodo
tutte le volte che viene generata una, all'interno del metodo run, tutte le volte che viene generata un'eccezione tipo SQL exception, il metodo viene interrotto e questa eccezione viene restituita al chiamante del metodo stesso, il quale a sua volta dovrà gestirlo, perché poi il problema sarà poi di main. Se lo risolvo così, dovrò poi lo stesso diventare rosso questo metodo, perché dice, il metodo SQL exception, run potrebbe generare SQL exception, cosa fai? Non è che il main non può. Quindi tanto vale gestirlo subito, finché ci possiamo ancora fare qualcosa. E quindi il metodo è quello ovviamente di usare un try catch, in caso di un'istruzione sola, Eclipse è capace a impacchettarla, in cui tutto il codice, di fatto tutto il codice di interazione con il database lo metteremo sempre dentro il try catch che va a catturare una generica eccezione SQL exception. E poi se succede qualche cosa andiamo a vedere perché. Allora, proviamo a eseguire questo programma finora. Quindi se io faccio run, trovo, mi restituisce un'eccezione. E cosa dice questa eccezione? Dice, ovviamente di tipo SQL exception, alla riga 13, abbiamo un'istruzione sola, quindi non può che essere quella, e alla riga 13 c'è la get connection che mi dice no suitable driver found for. Cioè, driver manager, lui non è capace a collegarsi al database, è capace a chiamare un driver vero e proprio del tipo opportuno, in questo caso MySQL, che si colleghi. Allora, il driver manager ha detto, ma io non ho trovato nessun driver che sia capace di gestire il tipo JDBC che si chiama MySQL. E bella te, per forza. Non ti ho detto dov'è la libreria che contiene il driver JDBC. Giusto? In questo progetto Java nuovo, fresco, non c'è quella libreria. E quindi è ovvio che il driver manager cerca all'interno delle sue librerie e non lo trova. Allora, il modo più semplice per farglielo trovare è copiare dentro il progetto una copia di quella libreria. Come posso fare? Allora, io sono di nuovo nella vista progetto, posso creare una cartella che chiamo lib. Così mi ricordo cosa contiene, all'interno del progetto e restare separato dai miei sorgenti, e qui dentro ci schiaffo le librerie che mi servono. Attenzione che non basta, poi devo fargliele vedere alla virtual machine. Come? Vado a cercare, ricordate la volta scorsa avevamo trovato dove era stata installata Program Files, MySQL, MySQL Connector J, eccola qua, no? Adesso parte il numero di versione, che possono essere diversi a seconda del giorno in cui l'avete scaricata, ma quando abbiamo la volta scorsa installato, scaricandolo dal sito di MySQL, il MySQL Connector barra J si chiamava, ci ha scaricato questa cartella, ce l'ha installato e dentro c'è questo file jar. Allora io prendo questo file jar e lo copio tranquillamente dentro il workspace di Eclipse. Plaf. E lui mi chiede, ah, stai trascinando un file dentro il workspace, cosa vuoi fare? Fare una copia o un link? Allora, se io faccio un link vuol dire che il workspace si ricorda di dove era il file e lo trova. E quindi non occupo spazio dentro il workspace in più. Ma se poi prendessi il progetto e lo spostassi su un altro computer, non lo trova più perché ovviamente il nome e la directory in cui è installato saranno diversi. Se invece lo copio, sono più indipendente, ho tutto autocontenuto nel mio progetto. Il progetto ingrassa un pochino, avrà 1 MB in più, ma ha tutto ciò che gli serve. Quindi diciamo copia. E quindi dentro questa lib c'è questo MySQL Connector Java. Il fatto che ci sia, occhio, non vuol dire che sia visibile dal programma in Java. È un file, io potevo metterci la foto del mio gatto lì.
No? Non mi faceva né bene né male. È un file che è stato messo dentro il progetto. Per renderlo visibile, utilizzabile, io devo inserire, aggiungere questo jar tra le librerie del progetto. Adesso in Eclipse ci sono 27 modi diversi di farlo, il più semplice è prendere questo connector. Dov'era? Eccolo qua. Le librerie in Java, Eclipse le chiama build path, cioè il percorso con in cui viene costruito il progetto. Allora, se io sono su un file jar, all'interno del build path ho un'opzione aggiungi, add to build path. Oppure ho l'opzione generica configura, allora posso modificare tutto. Ma l'add è molto semplice perché aggiunge la libreria corrente al progetto. Allora, vedete che è comparsa un'altra voce, references libraries, quindi librerie collegate, che contiene esattamente un riferimento a questa. Quindi quello sotto è il file vero, quello sopra è l'indicazione che questa libreria verrà cercata nel progetto. E questo fa e questa libreria, vabbè, contiene tutti questi oggetti qua, se voglio andare a vedere. Se volessi andare a vedere in generale quali sono le librerie, se andate in questo configure build path, vi dice quali sono le librerie che vengono ricercate in questo progetto, quando compiliamo questo progetto, in particolare la JRE di sistema e questa nostra libreria che si trova in prova dizionario slash lib. Quindi da qui se dovete aggiungere, togliere, eccetera. Questo è un modo più conservativo, ha l'unico difetto che in ogni progetto che faremo ci sarà sempre una copia di questa libreria. In realtà c'è un altro modo, ve lo accenno solo, ma che quando siamo nelle librerie possiamo fare un add library. L'add library serve per aggiungere delle librerie di certe famiglie di librerie note all'ambiente di sviluppo. In particolare la prima è qua, Connectivity Driver Definition, che si chiama Connectivity Driver, ma in realtà vuol dire JDBC Driver. Per cui volendo io potrei scegliere, quindi eravamo nel build path configuration, dentro libraries, anziché aggiungere un jar come abbiamo fatto noi a mano prima, aggiungere una libreria. Qui mi dà l'elenco delle librerie registrate, possiamo definire la prima, non si vede perché è già selezionata, quindi non salta all'occhio, ma è la prima. E qui dentro mi dice quali sono i driver che sono stati definiti su questa macchina. Io prima mi ero già definito un driver JDBC, MySQL, ma se no vado, clicco sulla frecciolina, mi dà tutti i driver possibili, ma in realtà ciò che mi fa fare a un certo punto, vedete che ho un errore là sopra, una volta che scelgo il driver MySQL JDBC, lui mi dice, eh sì, però non lo trovo. Perché ciò che devo fare poi a fianco è andare a dire no, guarda che non è qua, non si chiama così e non è in questa cartella, ma aggiungiamo, ti dico dove si trova e te lo vado a cercare. Quindi è un modo per dire, per indicare in quale cartella si trova salvata quella libreria. Però ha il difetto, come dicevamo prima, che se sposto il progetto non lo troverà più. Ok, quindi noi andiamo verso la via più semplice, copiamo il file di dentro. Allora, adesso mi aspetto che se rieseguisti questo programma non dovrei più avere questo errore. Sì, dimmi. Sì. Sì, ho fatto cartella. Nuovo folder. Quindi ho fatto una cartella direttamente dentro il workspace, non dentro SRC. Allora, io adesso mi aspetto che funzioni. Nel senso che non fa niente, ovviamente, ma non dà più l'eccezione, che vuol dire la get connection ha funzionato. Che il metodo get connection ha funzionato. Adesso ovviamente dobbiamo ancora farci qualcosa di utile dentro questa connessione.
fare qualcosa di utile, abbiamo detto, ma proviamo a fare la query di prima, per vedere le parole che iniziano con pa. Allora, innanzitutto devo definire la query, che è una stringa che io ho già qui, quindi posso prendere copia, dov'è Eclipse, incolla, punto e virgola. E questa query la dovrò mandare al database per ottenere i risultati. Ah, prima di dimenticarmi, ho aperto una connessione, chiudiamola. In realtà ciò che è successo noi non lo vediamo, adesso nel database c'è una connessione aperta, che è quella che abbiamo aperto quando abbiamo lanciato il programma, nessuno l'ha chiusa, si chiuderà da sola dopo un po', perché va in timeout la connessione TCP, quindi il database se ne accorge. Il problema è che dopo un po' può essere anche, non so, 10 minuti. Allora, se noi lanciamo tante volte programmi di prova e non chiudiamo mai le connessioni, prima che vadano tutte in timeout, esauriamo il pool di connessioni possibili. Quindi è buona norma. Nel momento in cui scrivo, apro un oggetto, scrive già subito per non dimenticarcelo il codice per chiuderlo. Noi non siamo abituati in Java a liberare gli oggetti che usiamo. Usiamo un oggetto, non ci serve più andare nel garbage collector, prima o poi la memoria verrà liberata. Java ci ha abituati a non pensarci, facciamo un new, ci serve un oggetto e poi un attimo dopo non ci serve più, fa lo stesso. Ci pensa il garbage collector di Java a riciclare la memoria. Ma qui non stiamo usando oggetti Java, stiamo usando risorse remote dentro il database. E lui non lo sa quando è che noi non usiamo più. Qui dobbiamo rilasciare esplicitamente le risorse remote. Ok, allora questa query la dobbiamo eseguire. Per eseguire la query ho bisogno di un oggetto statement dentro il quale questa query possa viaggiare. Quindi se il get connection è il tubo, lo statement è la navicella che viaggia avanti e indietro in questo tubo. ST uguale. Chi è che mi dà uno statement? La connessione. Create statement. Statement ovviamente sarà di nuovo, attenzione, non com.mysql.jdbc.statement, ma java.sql.statement. Questo statement da solo, appunto, è una navicella che può essere mandata lungo la connessione, noi la mandiamo caricandola, mettendogli dentro l'istruzione SQL che vogliamo eseguire. E ci predisponiamo a leggere i risultati di quella query. Quindi resultSet res uguale statement.execute query. Di query. RESULTSET, manco dirlo, sarà un oggetto di tipo java.sql. Poi qui useremo questo RESULTSET e poi quando non ci servirà lo liberiamo. Che ogni volta che lanciamo una query, i risultati di questa query, che possono essere anche molto grandi, vengono messi da parte, salvati, tenuti in memoria dal database. Quando non ci serve più, è buona norma dire al database, questo non mi serve più, quindi libera queste strutture che hai creato per me. Qui è il punto in cui se facciamo degli errori di sintassi, qui ne faccio uno apposta, select, ce ne accorgeremo con, in teoria, l'execute query ci dovrà dare un'eccezione. Giusto per vedere che passiamo di lì.
Le eccezioni SQL tendono ad essere abbastanza prolisse. Vedete che questa volta l'eccezione non è una generica MySQL exception, ma è una molto più specifica, scusate, non è una generica SQL exception, ma è una molto più specifica MySQL syntax error exception, perché ovviamente è il driver JDBC di MySQL che se ne accorge. E dice, you have an error in your SQL syntax. Check the manual type that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near. Non è che ci dica molto, dice hai un errore da qualche parte vicino a questa frase qua, a questa query qua. Questo è il motivo per cui conviene sempre una query prima provarsela in modo interattivo, quando sei sicuro che funzioni, fai copia e incolla e non la tocchi più. Noi lo sappiamo perché loro l'abbiamo messo apposta e quindi lo correggiamo facilmente. E infatti adesso non dà più errore. La query è stata fatta e beh, vogliamo vedere i risultati. Allora, per vedere i risultati devo andare a navigare, srotolare uno per uno gli elementi del result set. Il modo più semplice è quello di impostare un ciclo di questo genere. While resultSet.next e in questa riga è riassunto tutto il funzionamento del cursore MySQL. Il resultSet inizia prima della prima riga. Quando entro nel while, per valutare la condizione del while, ovviamente viene valutata prima l'espressione, res.next, quindi viene chiamato prima di tutto il metodo next. Chiamando questo metodo next, come prima cosa passo dalla riga che non c'è alla prima riga. Se la prima riga c'è, allora il metodo next, dopo essersi posizionato sulla prima riga, restituisce true. Restituire true significa che il ciclo while esegue il proprio corpo. E quindi viene fatta un'iterazione. Poi quando ho eseguito il corpo del ciclo una volta, tornerò su, richiamo il metodo next, se, passo alla riga successiva se c'è, e se c'è restituisce true e quindi mi fa elaborare la riga successiva. E così via fino in fondo. Dopo l'ultima riga, dopo che ho elaborato l'ultima riga, chiamo ancora il metodo next, questo si posizionerà sulla riga che non c'è più dopo la tabella, cioè la riga dopo l'ultima, ma restituisce falso. Restituendo falso, il ciclo while non esegue più il corpo e fa proseguire il programma, chiudendo l'istruzione, eccetera. Quindi è un modo molto sintetico di scandire l'intera tabella una riga dopo l'altra. E cosa faccio? Una riga dopo l'altra, leggo i dati. Nel mio database la tabella parola è composta di due campi, un campo ID di tipo intero e un campo nome di tipo stringa, li vediamo qua al lavoro, e quindi possiamo leggere un campo intero chiedendo al cursore dammi sotto forma di intero il campo che si chiama ID, e dammi sotto forma di stringa il nome della parola specificata, quindi res.getString nome. Adesso in realtà scritto così è sbagliato perché qui io leggo id e nome, ma nella select avevo solamente 9, non avevo indicato l'id. Quindi magari aggiungo anche l'id qua sopra, altrimenti trovo, mi dà un errore. Quindi i nomi dei parametri della getString e getInt sono i nomi delle colonne che abbiamo nominato nella query e che quindi devono corrispondere alle colonne del database SQL.
poi li memorizziamo all'interno di variabili di nostra scelta. Se non siamo troppo masochisti, magari gli daremo dei nomi uguali alle variabili locali, così come all'attributo della colonna. Però è una scelta nostra, ovviamente. A questo punto, una volta che ho i dati, posso stamparli. Ad esempio, system.out.println. Ma adesso l'ID effettivamente non mi serve, stampo solamente il nome. Poi già che ci sono posso anche contarlo le parole. Puoi dirlo anche system.out.println. Provate. Conta. Parole. E dopo non ho più niente da fare, chiudo la connessione, cioè chiudo il result set, quindi abbandono la query, tanto ormai ho stampato ciò che volevo stampare, chiudo la connessione e il programma finisce. Proviamo a vederlo. È stato abbastanza veloce, mi ha stampato. Beh, le prime parole non ci sono più, sono state troncate dalla console, perché ovviamente la prima parola non è panslaviste, ma è qualche cos'altro. Tutte le parole che iniziano con A, guarda caso sono in ordine alfabetico, ma non è detto perché non ho messo un order by qualche cosa, quindi saltano fuori come vogliono. Trovate 10.042 parole, manca uno spazio, ma è una questione estetica. Ok? Quindi questi sono i primi passi, passi di base, no? Per imparare a camminare si fanno prima dei passi semplici. Sono sempre gli stessi, nel senso che il lavoro vero sta in due punti: scrivere la query giusta, che tiri fuori i dati che ci servono, e decidere che elaborazione fare dei dati che ho letto. Poi estrarre i dati si fa sempre col get, colonna per colonna, non c'è niente di intelligente. In questo caso li ho stampati e basta, nella maggior parte dei casi dovrò farci qualcosa di più furbo con questi dati. Il resto dello scheletro è sempre uguale. È sempre lo stesso, ovunque dobbiamo fare una query, le istruzioni utili sono queste due, questa e questa. Beh, in questo caso anche il conta, via. Tutto il resto è infrastruttura che ci serve per poter avere quei dati. Visto che tutto il resto è sempre uguale, cercheremo di via via trovare un modo un pochino più ordinato di metterlo da parte, nasconderlo dentro qualche oggetto, in modo da poterci concentrare, no, sul lavoro vero e non sul ripetere ogni volta driver manager, di connection, eccetera, eccetera. L'ultima parola prima di fare una pausa è, avrete notato, no, ma facciamo finta di sì, che ho dimenticato un passo. Ma l'avete notato di sicuro, perché questo passo qui non l'ho fatto. Non c'è questa istruzione class.forName, ricordate, dicevamo, come fa il class loader a sapere che esiste? Perché nelle versioni più recenti di Java, quindi diciamo così, quasi sempre nella 7, ma di sicuro nella 8, la 7 poi dipendeva, non sempre si riusciva, questa cosa qua se la fa da solo, il driver manager. E quindi di fatto non ci serve più. Quindi di questi 7 passi che avevamo elencato, in realtà il primo, con le versioni Java moderne, diciamo 7.8, non è più necessario. E quindi non l'abbiamo fatto, abbiamo risparmiato un paio di istruzioni e un'eccezione che ci poteva generare. Okay?
Questo è il motivo per cui ha funzionato senza arrabbiarsi, anche se non ha fatto il primo passo. Ok, io vi lascerei questa videata che è tutto il nostro programma, il nostro parto di quest'ora, che facciamo un po' di intervallo, e poi proviamo a integrare queste cose dentro l'applicazione di martedì scorso, così vi rovino l'intervallo, comincio a dirvi cosa voglio fare dopo, voglio prendere il gioco dell'impiccato e fare in modo che lui scelga una parola, non facendola inserire a mano, ma scegliendola a caso dal dizionario. Buon intervallo.